Andiamo adesso a Teramo per la notizia del pomeriggio. È stata disposta dal Tribunale di Teramo la chiusura dell'edificio sede del Liceo Classico e del Convito Nazionale Melchiorre Delfico. Il provvedimento ha effetto immediato e tutte le attività sono state sospese fino a data da destinarsi. Dunque il Tribunale di Teramo ha posto sotto sequestro il Palazzo di Piazza Dante e con le scuole annesse. L'ordinanza è stata già notificata, pertanto sono sospese tutte le attività lavorative, didattiche, convittuali e semiconvittuali con effetto immediato. Le condizioni di staticità, a quanto si è appreso, non garantirebbero sufficiente sicurezza per gli occupanti degli edifici. E poco fa il TG8 ha sentito il presidente della provincia di Teramo, Camillo D'Angelo, che ha precisato i contorni di questo sequestro, ma anche l'individuazione in corso delle misure alternative. Vediamo l'intervista. Le condizioni della struttura del liceo classico, quindi del convitto Melchiorre Delfico, non sono idonee per garantire la sicurezza di tutti gli occupanti, sia in condizioni naturalmente durante il sisma, quindi c'è più basso della norma, ma anche in condizioni statiche. La provincia aveva comunque fatto degli accertamenti interni nel lontano 2016-2017, non ricordo adesso bene l'anno. Il comitato ha contestato anche le risultanze di questi studi e pertanto ci è arrivata il provvedimento di sequestro preventivo della struttura. Ora appare difficile, se non rischioso, comunque per onde evitare la sicurezza e l'incolumità della salute pubblica, soprattutto dei ragazzi e degli insegnanti, di tutto il personale, poter entrare in tempi brevi in quella scuola. Quindi stiamo valutando di trovare soluzioni alternative da percorrere entro 7-10 giorni che possono riguardare gli edifici della De Jacobis, del Forti, del Pascal e dell'Università. Ma in ogni caso ci siamo già attivati per realizzare una scuola provvisoria che servirà comunque alla collettività sia per le scuole superiori che per le scuole primarie, da realizzare in un sito all'interno del perimetro della città. Questa scuola prevediamo che sarà terminata appena dopo le vacanze di Natale. Appena il sito sarà individuato, inizieremo immediatamente, nel tempo di qualche giorno, i lavori. Abbiamo già contattato diverse ditte fornitrici di moduli provvisori certificati e quindi saranno installati quindi moduli non in maniera definitiva con una costruzione classica, ma con moduli provvisori, quelli che abbiamo già visto purtroppo durante gli eventi sismici. Sono alle classi di cui le classi coinvolte, quindi il numero di aule senza gli spazi amministrativi sono 68 per circa 1200 alunni.